Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Soflon SF Group SRL, ultimo aggiornamento, 22 novembre 2021. Cos'è Soflon? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Soflon durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Soflon? Soflon è un farmaco a base del principio attivo prednisone, appartenente alla categoria degli corticosteroidi e nello specifico glicocorticoidi. È commercializzato in Italia dall'azienda SF Group SRL. Soflon può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Soflon 20 mg 20 compresse, Soflon 25 mg 10 compresse, Soflon 25 mg 20 compresse, Soflon 5 mg 20 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione: titolare, Genetic SPA, concessionario, SF Group SRL, ricetta, RR, medicinali soggetti a prescrizione medica, classe, a principio attivo, prednisone, gruppo terapeutico, corticosteroidi, forma farmaceutica. Compressa, indicazioni: Soflon 5 mg 20 mg 25 mg compresse, viene utilizzato in adulti, bambini e adolescenti ed è indicato per il trattamento di patologie che richiedono una terapia sistemica con glucocorticoidi, tra cui le seguenti in base al tipo e alla gravità, schemi di dosaggio SVDAD, vedere paragrafo 4.2. Dosaggio. Terapia sostitutiva. Insufficienza della corteccia surrenale di qualsiasi natura, per esempio malattia di Addison, sindrome adrenogenitale, adrenalectomia, carenza di ACT. Dopo il periodo di crescita, i farmaci di prima scelta sono idrocortisone e cortisone, condizioni di stress dopo terapia di lunga durata con corticosteroidi, reumatologia. Fasi attive di vasculiti sistemiche, panarterite nodosa, SD. A, B, con serologia di epatite B positiva, durata del trattamento limitata a 2 settimane, arterite gigantocellulare, polimialgia reumatica, SD. C, arterite temporale, SD. A, quando è presente perdita acuta della vista, si consiglia terapia d'urto iniziale endovenosa con glucocorticoidi ad alto dosaggio e terapia continua con controllo della VES, granulomatosi di Wegener. Terapia di induzione, SD. AB, in combinazione con metotrexato, decorso lieve senza compromissione renale, o secondo lo schema di Fauci, decorso grave con compromissione renale barra o polmonare, mantenimento della remissione. SD. D, diminuendo la dose gradualmente fino alla sospensione, in combinazione con immunosoppressori, sindrome di Kurg-Strauss. Terapia iniziale, SD. AB, con compromissione degli organi e decorso grave in combinazione con immunosoppressori, mantenimento della remissione. SD. D. Fasi attive di malattie reumatiche sistemiche, SD. A. B. Lupus eritematoso sistemico, polimiosite barra policondrite cronica atrofizzante, collagenosi mista, artrite reumatoide attiva, SD. Da D. Con gravi forme ad andamento progressivo, per esempio forme con decorso distruttivo, SD. A. E barra o manifestazioni extraarticolari, SD. B. Altre artriti infiammatorie reumatiche, in base alla gravità della malattia e quando gli antinfiammatori non steroidei, FANS, non possono essere utilizzati. Spondiloartriti, spondilite anchilossante con partecipazione di articolazioni periferiche, SD. B. C. Artrite psoriasica, SD. C. D. Artropatia enteropatica con elevata attività infiammatoria, SD. A. Artriti reattive, SD. C. Artrite nella sarcoidosi, SD. B. Inizialmente, cardite nella febbre reumatica, in casi gravi per 2-3 mesi, SD. A. Artrite idiopatica giovanile con decorso sistemico grave, sindrome di Still, o con iridociclite non trattabile localmente, SD. A. Pneumologia. Asma bronchiale, SD. Da C ad A, si consiglia la somministrazione contemporanea di broncodilatatori, esacerbazione acuta di DPCO, SD. B. Durata consigliata della terapia fino a 10 giorni, malattie polmonari interstiziali come alveolite acuta, SD. B. Fibrosi polmonare, SD. B. Bronchiolite obliterante, polmonite in organizzazione, BOP SD.
B diminuendo la dose gradualmente fino alla sospensione, se del caso in combinazione con immunosoppressori, polmonite cronica eosinofila, SD. B con dosi in diminuzione fino alla sospensione, per la terapia a lungo termine di forme croniche di sarcoidosi negli stadi I e IB, con difficoltà respiratoria, tosse e peggioramento dei valori della funzionalità polmonare SD. B. Profilassi delle sindromi di dispnea in neonati prematuri, SD. B. Due volte, malattie delle vie respiratorie superiori. Gravi decorsi di pollinosi e rinite allergica, dopo il fallimento di glucocorticoidi somministrati per via intranasale, SD. C. Stenosi di laringe e trachea. Edema di Quinque, laringite subglottica ostruttiva, pseudocroup SD. Tabia da, dermatologia. Patologie della cute e delle mucose che non possono essere trattate adeguatamente con glucocorticoidi topici a causa della gravità e barra o della estensione o del coinvolgimento sistemico, quali patologie allergiche, pseudoallergiche e allergico-infettive, per esempio orticaria acuta, reazioni anafilattoidi, esantemi indotti da farmaco, eritema multiforme e sudativo, necrolisi epidermica tossica, sindrome di Lyell, pustolosi acuta generalizzata, eritema nodoso, dermatosi neutrofila febbrile acuta, sindrome di Sweet, eczema allergico da contatto, SD. Tabia da, malattie eczematose. Per esempio, eczema atopico, eczemi da contatto, eczema microbico, nummulare SD. Tabia da, malattie granulomatose. Per esempio, sarcoidosi, cheilite granulomatosa, sindrome di Melkerson-Rosenthal monosintomatica SD. Tabia da, dermatosi bullose. Per esempio, pemfigo volgare, pemfigoide bulloso, pemfigoide benigno della mucosa, dermatosi lineare da IGA, SD. Tabia da, vasculiti. Per esempio, vasculite allergica, poliarterite nodosa, SD. Tabia da, malattie autoimmuni. Per esempio, dermatomiosite, sclerodermia sistemica, fase indurativa, lupus eritematoso cronico discoide e subacuto cutaneo, SD. Tabia da, dermatosi gravidiche, vedere anche paragrafo 4, 6. Per esempio, herpes gestazionale, impetigine herpetiforme, SD. Tabia da, dermatosi eritemato squamose. Per esempio, psoriasi pustolosa, pityriasi rubrapilare, gruppo delle parapsoriasi, SD. Da C ad A, eritrodermie, anche nella sindrome di Sézary, SD. Da C ad A, altre patologie. Per esempio, reazione di Yaris-Kirk-Seimer nel trattamento della sifilide con penicillina, emangioma cavernoso con crescita veloce, malattia di Behçet, pioderma gangrenoso, fascite eosinofila, lichen rubra esantematico, epidermolisi bullosa ereditaria, DS. Da C ad A, ematologia barra oncologia. Anemia emolitica autoimmune, SD. Da C ad A, purpura trombocitopenica idiopatica, malattia di Verloff DS. A, trombocitopenia intermittente acuta, SD. A, leucemia linfoblastica acuta, malattia di Hodgkin, linfoma non Hodgkin, leucemia linfatica cronica, malattia di Waldenström, mieloma multiplo, SD. E, ipercalcemia con malattie maligne sottostanti, SD. Da C ad A, profilassi e terapia di vomito indotto da citostatici, SD. Tabia da, utilizzazione nell'ambito di schemi antiemetici terapia palliativa di malattie maligne. Indicazione. Il prednisone può essere utilizzato per alleviare i sintomi, per esempio, in caso di inappetenza, anoressia e debolezza generale in malattie maligne progredite in assenza di alternative terapeutiche specifiche. Neurologia, SD. A. Miastenia grave, farmaco di prima scelta è azatioprina, sindrome cronica di Guillain-Barré, sindrome di Tolosa-Hunt, polineuropatia in gammopatia monoclonale sclerosi multipla, diminuendo la dose gradualmente fino alla sospensione, dopo aver somministrato glucocorticoidi ad alte dosi per via parenterale nella fase acuta, spasmi infantili infettivologia. Condizioni tossiche nell'ambito di gravi malattie infettive, in associazione con antibiotici barra chemioterapici, per esempio meningite tubercolare, SD. B. Decorso grave di tubercolosi polmonare, SD. B. Patologie oftalmiche, SD. Tabia da. In malattie sistemiche con coinvolgimento oculare e in processi immunologici a livello orbitale dell'occhio. Neuropatia ottica, per esempio, arterite gigantocellulare, neuropatia ottica ischemica anteriore, noia, neuropatia ottica traumatica, malattia di Behçet, sarcoidosi, orbitopatia endocrina, pseudotumore dell'orbita, rigetto di trapianto e indeterminate uveiti come malattia di Arrada e oftalmia simpatica. Nelle patologie seguenti la somministrazione sistemica è indicata solo dopo trattamento locale senza successo.
sclerite, episclerite, cheratiti, ciclite cronica, uveite, congiuntivite allergica, causticazioni da sostanze alcaline, in associazione con terapia antimicrobica in cheratite interstiziale autoimmune o associata a sifilide, in cheratite stromale da herpes simplex solo con epitelio corneale intatto e regolari controlli oculistici. Gastroenterologia / epatologia. Colite ulcerosa, SD. TBA C, malattia di Crohn, SD. B, epatite autoimmune, SD. B, causticazione dell'esofago, SD. A, nefrologia. Glomerulonefrite a lesioni minime, SD. A, glomerulonefrite extracapillare proliferativa, glomerulonefrite rapidamente progressiva, SD. Terapia d'urto ad alto dosaggio, di regola in associazione con citostatici, nella sindrome di Gott-Pasture, in tutte le altre forme di proseguimento della terapia a lungo termine, SD. D, fibrosi retroperitoneale idiopatica, SD. B, posologia. Il dosaggio dipende dal tipo e dalla gravità della patologia e dalla risposta individuale di ciascun paziente. In generale vengono utilizzate dosi iniziali relativamente alte, che devono essere chiaramente più elevate nei decorsi acuti gravi rispetto alle patologie croniche. A seconda dei sintomi clinici e alla risposta si può ridurre con velocità differente alla più bassa dose di mantenimento possibile, in generale fra 5 e 15 mg di prednisone al giorno. In modo particolare nelle patologie croniche è spesso necessario un trattamento a lungo termine con basse dosi di mantenimento. Nella misura in cui non vi è una prescrizione differente, valgono le seguenti raccomandazioni di dosaggio. Terapia sostitutiva, dopo il periodo della crescita, 5-7-5 mg di prednisone /DIE, in due dosi separate, mattina e mezzogiorno, in caso di sindrome adrenogenitale mattina e sera. Nella sindrome adrenogenitale, la dose serale ha lo scopo di diminuire l'aumento notturno di ACT in modo da contrastare un'iperplasia della corteccia surrenale. Se necessario, somministrare anche un mineralcorticoide, fludrocortisone. In caso di particolari sforzi a livello fisico, per esempio trauma, operazione, infezioni che sopravvengono, eccetera, può essere necessario aumentare la dose di 2-3 volte, in caso di sforzi estremi, per esempio parto, fino a 10 volte. Condizioni di stress a seguito di terapia a lungo termine con glucocorticoidi. Somministrare tempestivamente fino a 50 mg di prednisone /DIE. La diminuzione della dose deve avvenire in più giorni. Terapia farmacologica. Le tabelle seguenti indicano una panoramica sulle linee guida generali di dosaggio con rimando alla letteratura specializzata attuale. Adulti dosaggio dose in mg /DIE, dose in mg /kg di peso corporeo /DA, alto 80, 100, 250, 1,0, 3,0 b, medio 40, 80, 0,5, 1,0 c, basso 10, 40, 0 e 25, 0,5 d, molto basso 1,5, 7,5, 10. E, chemioterapia in combinazione, vedere schema di dosaggio e DS. E, in generale, l'intera dose giornaliera viene assunta al mattino fra le 6 e le 8, terapia circadiana. Dosi giornaliere elevate possono però anche essere suddivise in 2-4 somministrazioni, dosi giornaliere medie in 2-3. Bambini dosaggio dose in mg /kg di peso corporeo /DIE dosaggio alto 2-3 dosaggio medio 1-2 dose di mantenimento 0 e 25 nei bambini, nell'età della crescita, la terapia dovrebbe avere luogo in modo il più possibile alternato o intermittente. In casi particolari, per esempio spasmi infantili, si può deviare da questa raccomandazione. Riduzione della dose. Una volta raggiunto l'effetto clinico desiderato e a seconda della malattia di base, si inizia la riduzione della dose. In caso di distribuzione della dose giornaliera in più dosi singole, si riduce dapprima la dose serale, poi l'eventuale dose di mezzogiorno. La dose viene dapprima ridotta con diminuzioni maggiori, a partire da circa 30 mg/DIE con diminuzioni piccole inferiori, si veda tabella sottostante. In base alla situazione clinica si decide relativamente alla riduzione progressiva della dose fino alla interruzione del trattamento o alla necessità di una dose di mantenimento. In base alla malattia, per la riduzione della dose possono servire i seguenti decrementi orientativi. Oltre 30 mg/DIE riduzione di 10 mg ogni 2-5 giorni, da 30 a 15 mg/DIE riduzione di 5 mg ogni settimana e da 15 a 10 mg/DIE riduzione di 2,5 mg ogni 1-2 settimane e da 10 a 6 mg/DIE riduzione di 1 mg ogni 2-4 settimane, sotto 6 mg/DIE riduzione di 0,5 mg ogni 4-8 settimane. Le dosi alte e molto alte, che vengono somministrate per pochi giorni, possono essere interrotte, a seconda della malattia sottostante e della risposta clinica, senza diminuzione progressiva.
schema di dosaggio ESD, e la terapia con prednisone nell'ambito della chemioterapia di combinazione in oncologia deve orientarsi ai protocolli attualmente validi. A questo proposito, la somministrazione di prednisone avviene in una dose singola, senza che sia necessaria una riduzione progressiva al termine della terapia. Con rimando alla letteratura specializzata, si indicano qui come esempio i dosaggi di prednisone e di protocolli chemioterapici stabiliti. Linfomi non Hodgkin. Schema COP, prednisone 100 mg/m2, giorno 1, 5. Schema COP, prednisone 100 mg/m2, giorno 1, 5. Leucemia linfatica cronica. Schema CNOSPE, prednisone 75, 50, 25 mg, giorno 1, 3. Morbo di Hodgkin. Schema COPAGD, prednisone 40 mg/m2, giorno 1, 14. Mieloma multiplo. Schema Alexanian, prevnisone 2 mg/kg di peso corporeo, giorno 1, 4. Modo di somministrazione: le compresse vengono assunte ai pasti o dopo i pasti, principalmente dopo colazione, senza masticarle e con sufficienti liquidi. Nella terapia farmacologica con Soflon si può considerare se è possibile una posologia alternativa del farmaco. A seconda della malattia di base da trattare, non appena si raggiunge un risultato soddisfacente del trattamento, si riduce la dose alla dose di mantenimento, se necessario, o si termina la somministrazione, se del caso controllando l'asse ipotalamo-ipofisi sul rene. In caso di ipotiroidismo o di cirrosi epatica possono essere sufficienti dosi comparativamente inferiori o può essere necessaria una riduzione della dose. Per i diversi dosaggi è disponibile Soflon in compresse da 5 mg, 20 mg e 25 mg. Le compresse possono essere divise in dosi uguali. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Non vi sono controindicazioni nel trattamento a breve termine nelle indicazioni vitali. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: il trattamento con Soflon compresse può portare a un rischio più elevato di infezioni batteriche, virali, parassitarie, opportunistiche e micotiche a causa della immunosoppressione. La sintomatologia di una infezione esistente, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Studi di interazioni sono stati condotti su adulti. Altre interazioni sono state registrate in base all'esperienza clinica. Glicosidi cardiaci. L'effetto dei glicosidi può essere aumentato dalla carenza di potassio. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere Soflon insieme ad altri farmaci come Aluneb, compresse rivestite, Keytruda, Lobidiur, compresse rivestite, Nebivolol e idroclorotiazide Accord, Nebivolol e idroclorotiazide DOC generici, Nebivolol e idroclorotiazide EG, Nebivolol e idroclorotiazide Milan, Nebivolol e idroclorotiazide Sandoz, Nebivolol e idroclorotiazide Teva Italia, Nobizide, compresse rivestite, Zelborath, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute. Assumere Soflon durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Soflon durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza: durante la gravidanza il trattamento può avere luogo solo dopo valutazione accurata di rischi e benefici. In caso di terapia a lungo termine con glucocorticoidi durante la gravidanza non, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari: finora non ci sono indicazioni sul fatto che Soflon pregiudichi la capacità di guidare o l'uso di macchinari. Effetti indesiderati: gli effetti indesiderati sono organizzati secondo la classificazione sistemica organica MEDRA. Terapia ormonale sostitutiva. Basso rischio di effetti indesiderati se si rispettano i dosaggi raccomandati. Terapia farmacologica. Possono presentarsi i, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio sintomi. Non sono note intossicazioni acute con prednisone. In caso di sovradosaggio si devono attendere effetti indesiderati aumentati, vedere 4, 8, in particolare al sistema endocrino, al metabolismo e al bilancio elettrolitico. Terapia. Non è noto un antidoto per il prednisone. Proprietà farmacodinamiche: categoria farmacoterapeutica. Glucocorticoidi, codice ATC. H02AB07. Il prednisone è un glucocorticoide non fluorurato per terapia sistemica. Il prednisone influenza il metabolismo di quasi tutti i tessuti in modo dose dipendente.
In proprietà farmacocinetiche in seguito a somministrazione orale, il prednisone viene rapidamente e quasi completamente assorbito, la massima concentrazione plasmatica viene raggiunta entro 1-2 ore. Al primo passaggio epatico il prednisone viene metabolizzato, dati preclinici di sicurezza sulla base degli studi convenzionali sulla farmacologia di sicurezza, tossicità per somministrazioni ripetute, tossicità riproduttiva, genotossicità e potenziale cancerogeno, i dati preclinici non mostrano rischi particolari per l'uomo. Tossicità acuta, elenco degli eccipienti Soflon 5 mg compresse contiene. Lattosio monoidrato, sodio amidoglicolato, tipo A, talco, silice colloidale idrata, magnesio stearato. Soflon 20 mg compresse contiene. Lattosio monoidrato, sodio amidoglicolato, tipo A, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Soflon a base di prednisone sono Cison, Cortirex, Deltacortene, prednisone DOC generici, prednisone EG, prednisone Milan Pharma, prednisone Farmacare, prednisone Teva. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.